Senti, vi faccio questo video che cercherò di dare più spiegazioni possibili per l'utilizzo dei budelli e fare gli insaccati, i vari tipi e il procedimento come pulirli. In tanti di voi me lo chiedono, è arrivato il momento, credo. Dopo vi farò vedere, ci sarà attaccato il video di come li lavo. Mi raccomando, anzi vengo lì vicino. È un video molto importante questo. Seguitelo con attenzione perché se volete diventare o norcini o sorcini, quando ero piccolo io ero un sorcino, ora sono un norcino, dovete seguirlo, anche se ne realizzate pochi, dovete seguirlo, ok? Comincio a fare questo video. Questo video esterno, mi sta venendo la pioggia. Vabbè, vediamo se ce la facciamo a finirlo. Allora, questi sono i vari budelli. Questo qui è una misura di è un 120. Ci potete fare parecchie cose, da il salame lo chiedete qui sotto e insaccate qua. Se no, addirittura ci fate un mezzo prosciutto, come fatto io, un pezzettino. Ci potete fare una brisaola. Vedete, qui dentro ci potete mettere quello che voi volete o insaccare, è un doppio uso. Sono budelli, vi ricordo, che possono essere di montone, di mucca, di maiale, di pecora. Questo non ve lo so dire, comunque uno vale l'altro. So che il montone è quello più usato, è un po' più elastico degli altri. Okay. Questo qui invece è una misura da 60. Questa è una misura da 60, per intenderci come fanno i cotechini o i salami, quelli tradizionali, quelli che trovate, diciamo così, al supermercato. Il consiglio mio, voi insaccate, non è che fate a pezzettini, insaccate, mettiamo caso, vi viene così l'insaccamento. Cosa fate? Fate altro che chiudere queste estremità e qui ci fate un salame. Chiudete e di qua ci fate un altro salame, poi dopo ci fate i lembi e tagliate, o fate come meglio vedete. Io faccio così: se ne devo fare più di uno, insacco qui e poi taglio, chiudo. Ok, e questo qui vi faccio vedere quelli, diciamo, i classici. Questa invece è quella per la salsiccia classica. Questo qui è il budello per la salsiccia classica. Fate così, così vediamo se ci fossero dei buchi e tagliamo, la buttiamo via. Se il buco dovesse essere qui, non facciamo altro che tagliare questa parte e riutilizzarla. Però io datemi la gonfiata. Ok? Questo qui invece è un modello, per intenderci, come per il salame, la lunganega. Questo qui è piccolino. Questo qui è un po' più difficile a gestirlo perché, essendo piccolo piccolo, infatti si usa poco, si usa. Ok, questo è proprio piccolino piccolino. Allora. Acqua tiepida, non bollente. E poi questa qui è quella della misura, diciamo così, 60. Voilà. Buttate dentro l'acqua come fosse un palloncino. Vedete che l'acqua esca dalla parte di là e poi cosa faccio io? Io la tengo un attimo e vedo se ci sono dei buchi. Se ci sono dei buchi non faccio altro che tagliarla dove c'è il buco. Elimino il buco e uso la parte quella, diciamo così, che me l'è bucata. Il buco lo lascio nel mezzo. Mettiamo caso che il buco è qui, la taglio e uso tutta la parte di qua e la parte di là, il buco sparisce. Ok? E questa è quella da 60. Poi vediamo un po'. Questa è la misura classica della salsiccia. Voilà. Gonfiatela tutta fino in fondo, così si pulirà bene bene.
perché non vi scordate che questi qui c'è stata dentro la cacca. Chi ce le vende? Sì, gli dà una pulita, ma non è che gli dà una pulita così. Noi dobbiamo essere noi bravi a pulire bene bene. Okay. Poi questa qui la teniamo qua. Facciamo così, ce la faccio così. Questa, tanto ancora per ora non ci serve. Questa che dopo riutilizziamo per far vedere la pulitura, mettiamo un attimo qua. Questa invece è quella per i salami grossi. Guardate, la vedete? La parte buona è la parte di qua, esterna. La parte interna noi dobbiamo rovesciarla, e la parte per intenderci dove ci va la cacca. Vedete questi filamenti qui? Vanno puliti, se ne sono la bucate, meglio possibile, nel senso che dovete strusciare bene 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 bene. E questa parte qui, perché è stata a contatto con la cacca, e allora diciamo ci vorrà un po' più di tempo. La pulite, e questa è la parte che va dentro, e la parte invece esterna, questa con le venature. Fatto questo, mettete in acqua, ora in questo caso qui sono degli esempi, mettete in acqua, sempre in acqua, acqua tiepida, aspettate, andiamo sul tavolino, che viene meglio. Ho messo dell'acqua tiepida e ci ho messo aceto di vino, ci ho buttato dentro limone, arancio, e lasciato almeno 4-5 ore, poi se riuscite è montata ancora meglio. Ok? Poi, quando sono trascorse le ore, cosa fate? Non fate altro che prendere e risciacquate tutto, sempre in acqua tiepida, dovete risciacquare dall'aceto, e dal limone e dall'arancia, dovete risciacquare. Ok, date una bella sciacquata e poi gli date un'asciugata. Ok, rilevate, risciacquata con l'acqua, e poi gli date una bella asciugata, perché l'acqua, specialmente quella dentro, gli potrebbe dare fastidio. L'acqua a contatto con la carne potrebbe, diciamo, dargli fastidio per un discorso di un po' marcire. Mentre questo grande, fate la stessa cosa, lo girate, date un'asciugata e lo rigirate nuovamente. Qui abbiamo il nostro collage. Guardate. E questi sono fogli di vescica essiccati. Questi qui li trovate, tutta questa roba che vi ho detto, li trovate dal nostro macellario di fiducia, o li trovate in tutti i canali, quelli più conosciuti. Ok, li potete ordinare online. Io alcune cose le ordino online, alcune cose le prendo qui. E anche questo qui, lo stesso discorso, non lo usate così. Fate la stessa cosa, magari qui non occorrono 4-5 ore. Datemi una sciacquata, non vi vi ricordo di risciacquare sotto l'acqua corrente, ok? Perché qui c'è l'aceto e il limone che potrebbe dare fastidio poi alla fermentazione. Se fate così, poi andate sotto la fontana, lo sciacquate bene e poi fate la stessa cosa. Una volta che l'avete sciacquato sotto la fontana, ok, fate così, asciugatelo, e a questo punto cosa ci faccio con questo? Tante cose,
A me mi è servito, per esempio, per fare questo insaccato qui. Potete farci la bresaola, potete farci il culatello, si fa con questo qui. Si prendono, ovviamente i fogli sono molto grandi, però vi faccio vedere. Guardate quanto è grande un foglio. Io quello lì l'ho diviso a metà. Sposto un attimo, lo appoggio qui, da fastidio. Poi, questo qui lo utilizzate. Ci potete fare un capocollo, una bresaola, ci potete fare il culatello, un prosciuttino, parecchie cose. Andiamo qua. Vi faccio vedere come questi li vendono. Ammazzi. Mazzi sotto sale, guardate, si conservano benissimo. Questi sono quelli da 60, questi sono quelli per le salsicce, vedete, sotto sale, perfetti. E questi sono quelli piccolini per la lunganega, la lunganega. Quando mettiamo caso che avanza, non utilizzate, diciamo così, un budello, cosa fate? Lo prendete, gli levate più liquido in eccesso possibile, non è che una volta che gli date vita, ok, che gli levate il sale e dopo lo buttate, no, lo prendete, lo rimettete a posto e sopra abbondantemente sale. Okay? Ci ributtate il sale, dopo lo rimetto a posto e questi si conservano o in frigorifero o in un posto al fresco. Ora che sta iniziando l'inverno, io l'ho messo in un mobile là dietro, okay? L'ho messo in un mobile perché la temperatura è scesa, vedete, ci mettete sopra il sale, lo muovete magari una volta ogni, che ne so, 20 giorni al mese, farà un pochino di acqua sotto, in questo caso non ce n'è, levate l'acqua e ce li buttate il sale. L'estate non va bene, l'estate va conservato o in una cantina o in frigorifero. Questa invece è la garza, praticamente l'ho utilizzata, vedete, per mettere qua sopra, non mi ricordo se c'è qualcos'altro, sì. Il capocollo, questo qui, mentre c'è il capocollo con la carta, e queste ce ne sono di varie misure. Io ho preso questa qui che è una misura media, ma ci può essere, infatti si allargano tantissimo. Ok, e questo qui è un pezzettino che trovate, ci sono anche fatti apposta, ma non ve lo consiglio, lo trovate dall'idraulico, dalla ferramenta, ve lo regalano un pezzettino così, e questo serve per buttate così. Serve per cercare, ma lo faccio, se non mi esce più da lì, buttate dentro e stringerà. Più che altro per i capocolli sono grossi, ignoranti, e questo qui gli dà la forma, gli dà praticamente una forma, tac, dentro. Usate un po' di creatività, sono stato criticato per le fascette, ma le fascette sono una cosa fighissima, perché oltre a metterle a tenere, ogni tanto, questo qui ogni tanto si stringono le fascette perché la carne si ritira e sarà più facile, diciamo così, che invecchi. Poi se voi non volete, come dico sempre, usate magari la fascetta per stringere e poi ci mettete là lo spago e ce la levate come vi pare a voi. Però questa cosa la trovo molto ingegnosa. Ok, questo qui è il budello, per intenderci, ho utilizzato il budello, questo qua grande, ecco. Questo qui grande, ho utilizzato questo qui invece ho utilizzato la carta gialla senza metterci il budello dentro.
mentre per questo qui faccio vedere, mentre per questo che è un salame alle castagne che sta iniziando a fermentare, okay, ho utilizzato questo modello qui, questo misura da 60 e ci è venuto questo qua. Questo qui invece ho utilizzato il fazzoletto con la rete, e invece questo qui ho utilizzato anche questo qui, il fazzoletto, lo faccio vedere, perché è un pezzo di presaola, è un pezzettino di presaola, ho utilizzato il fazzoletto e poi la rete sopra per stringere ulteriormente. Gli spaghi, ok, lo spago prima di utilizzarlo dobbiamo tenerlo un po' a bagno, perché così gli dà l'elasticità, se no appena tiriamo, vi faccio vedere, no? Questo non si è rotto, ecco, questo è duro, però ci sono molti che si seccano, invece io lo tengo a bagno anche 20 minuti, mezz'ora. E questi sono fatti apposta con dentro un rocchetto, in maniera che, vedete, questo rocchetto servirà nel agguantare così, vedete dove passa il filo, girate intorno e con questo qui tirate, e il rocchetto è fatto apposta, che okay, sono degli spaghi fatti apposta per fare i salumi. Poi abbiamo spago un po' più grosso, vi consiglio anche questo qui perché puzza un po', di metterlo anche questo qui prima di usarlo un po' in bagno. E questo è un bello spago grosso, non c'è il rocchettino, ora ce lo dirai, è molto grosso, ingombrava. Questo serve un po' per tutto, per legare la porchetta, per legare i salami, vorrei dire, io ci ho legato questo qui, ci ho legato questo qui con questo grosso, ok, eccolo qua, questo qui, mentre invece il piccolino ci si lega cose un pochino più piccoline, o le salsicce o la famosa ruga nera. Ok, quanto si conservano, quanto volete, se voi, diciamo così, ne avete cura, i budelli si conservano tantissimo. L'importante è che siano sia coperti nel sale, ma dovete girarli nel sale, quello per non c'è, vedete, questo serve per far fuoriuscire, per bucare il budello, e così uscirà l'aria in eccesso, e in più serve perché gli aromi entrano dentro. Questo qui lo trovate dal macellaio, su eBay, costa 2-3 euro. Okay. Poi abbiamo il nostro imbuto truccato, nel senso che gli ho levato la testa, gli ho levato qui, per utilizzarlo, per riempire. Poi certo, come dico spesso, questo fate un test. Se vi piace, bene, nel senso, andate avanti, vi organizzate, buttate via questo, prendete un'insaccatrice, poi prendete la tritacarne e non lo fate, diciamo così, a mano. Io vi consiglio, se la cosa inizia a soddisfare, se io sarò così bravo da insegnarvi, no, questa è una battuta, organizzatevi bene, ok? Questa è solamente, diciamo, la base, l'infarinatura per poter partire, per cercare poi di fare sempre meglio, questo è. Però è facile partire con tutti i macchinari, tutta la roba, no? Non ci si capisce più niente. Ok? A parte che anch'io quando sono partito con tutti i macchinari, perché ho preso, diciamo, una mercineria e ho imparato col proprietario e c'erano tutti i macchinari, ma ci sono andato un po' di fuori prima di capire tutto. Invece se uno comincia così e poi man mano va avanti, secondo me
è una buona expression. Tanto c'è poco, abbiamo trovato un topolino. La vedete, voglio inquadrare. Guardatela. Ha trovato un topolino là dentro, sicuro. Ok. Beh, questa è la famosa droga Torino. Vi metterò qui sotto il link delle Vie delle Indie. Però le Vie delle Indie le vende in confezioni grosse a livelli industriali. Allora vi consiglio di andare su eBay, su Amazon, che le vendono, si chiama anche la saporita, c'ha mille nomi. Questo è un esempio che non fa altro che dentro c'è il coriandolo, la cannella, carvi in semi, chiodi di garofano, noce moscata, anice stellato. Ce ne sono tante in commercio, sono droghe o spezie per salsicce. Ok, io vi consiglio, prendetemi, magari più piccoline le vendono, anche a bustine le vendono. Vi metterò anche sotto il link delle bustine di questo qui, ma sono facilmente trovabili. Pepe in grani. Poi il pepe. Trovate quello un po' più buono, sarebbe dire il medio. O prendete il grosso e lo macinate e lo fate diventare medio, ok? O lo trovate come vi pare a voi. Io faccio così, io un po' lo macino, ok? E ci metto un po' metà di pepe, diciamo, fine, e un po' di pepe medio, e poi dopo ci va, ovviamente ci metto qualche chicco di questo qui. Il pepe è importante. Io ehi, i miei saluti, i salumi, scusatemi. Vediamo. Vi salutiamo, spero che questo video vi sia, diciamo, d'aiuto. Io sto cercando, mi sto impegnando in tutte le maniere. E ho fatto questo video perché siamo arrivati a 3.000, 3.000, siamo arrivati a 3.000 ed è giusto, visto che la cosa sta iniziando a piacere, e ho voluto dedicarvi questo video qui, però aiutatelo, magari condividetelo, chiedete anche a degli amici, a dei parenti di condividerlo, perché insomma dobbiamo crescere, dobbiamo portare la tradizione antica nel futuro. Che aiutiamoci tutti quanti, io aiuto voi aiutatemi me, ok? Non facciamo, vi faccio un esempio, quando io ho preso la norcineria e ho imparato a fare le salsicce, la persona che me lo insegnava, bravo, una persona esperta, anziano, mi diceva una volta una misura, una volta un'altra, una volta un'altra, e ho capito che lo facevano per proteggere, non so perché, per proteggere questa tradizione, e io invece no, da lì allora ho detto no, non esiste, perché questa tradizione deve andare ai nostri nipoti, ai nostri figli, non deve morire. Sicché aiutiamoci, mi raccomando, mettetemi like, condividete, se non mi siete ancora iscritti alla pagina fatelo, è importante, guardatelo che ammatto, ok? A piento là, se c'è qualche cosa che non vi torna scrivetemelo, io ve lo dico, ok? Però magari prima di scriverlo vi consiglio, come dico molto, vedetevi il video tutto intero, non skippate avanti che fate dei buchi. E poi ho finito tutto, ok, vi dico anche delle altre cose, ma cerco di essere sempre abbastanza preciso con le mie spiegazioni.